Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio Muscoli a Vita. Nel video di oggi vi spiego un po' delle macchine versus i movimenti composti e secondo me quello che dovreste fare voi, se state veramente provando a migliorare la vostra composizione fisica, a provare ad aumentare i muscoli. Secondo la ricerca scientifica hanno fatto numerosi studi in cui hanno sottoposto gruppi diversi, controllando il volume, hanno sottoposto un gruppo all'allenamento con i macchinari, ovvero le macchine che trovate in palestra, e un altro gruppo solamente free weights, ovvero i pesi liberi, ovviamente movimenti composti tipo squat, panca piana, military press col bilanciere, eccetera, eccetera, e in più free weights, quindi anche invece di fare il bicep curl alla macchina, hanno fatto il bicep curl utilizzando i manubri, eccetera, eccetera. Cosa hanno dimostrato dopo 12 settimane di questo tipo di allenamento? La crescita muscolare era maggiore nel gruppo che si è allenato con i free weights. Ora, questo dovrebbe farti capire che se tu sei serio e vuoi veramente trasformare il tuo fisico, le macchine dovrebbero passare in secondo piano. Inevitabilmente in primo piano ci devi mettere i movimenti composti, appunto come squat, panca piana, deadlift, trazione alla sbarra, push-ups, military press, shoulder press, questi movimenti che reclutano più fibre muscolari di più gruppi muscolari diversi durante il movimento. E in più, tutti i movimenti di isolamento, dovresti preferire i free weights. Le macchine le dovresti utilizzare solamente in poche occasioni. Metti che una giornata sei particolarmente stanco, ti senti che sei distrutto, il sistema centrale nervoso non ha recuperato e comunque però vuoi andare in palestra perché vuoi fare la tua seduta, allora probabilmente ti converrebbe utilizzare, perché no, delle macchine. Però il tuo bulk del tuo allenamento non dovrebbe essere composto in macchine. Iniziare con le macchine, se è la vostra prima seduta, le prime sessioni, va benissimo, perché almeno iniziate a capire com'è la palestra, magari vi sentite meglio, fate le macchine, nessuno vi giudica troppo. Intanto, se è per iniziare la palestra, vanno benissimo, meglio fare le macchine che non fare niente. Sono contentissimo se tu inizi la prima volta in palestra, fai le macchine, ma se sei serio, ti converrebbe veramente lasciar perdere le macchine, utilizzarle poco, pochissime volte. Se tu vedi tutti i miei programmi che ho creato o anche gli altri programmi fatti bene, le macchine sono incluse veramente minimo, sono incluse solamente appunto in alcune giornate se sei particolarmente stanco, oppure al termine di un allenamento quando vuoi isolare i bicipiti. Se hai una macchina per i bicipiti andrebbe bene, però se no gran parte del tuo allenamento dovrebbe essere composto da movimenti composti con bilanciere e movimenti di isolamento con free weights, ovvero manubri alla panca, curl col manubrio. Oltre alla ricerca scientifica, è quello che ho notato anch'io un sacco in pratica. Se voi vedete quelli che fanno le macchine, sono specialmente e soprattutto gente principiante. Se vedete uno enorme che sta facendo la macchina, o sta al termine del suo allenamento, oppure non ve la dice tutta e si sta prendendo qualcosa. Come lifter naturale, devi concentrarti ad aumentare il carico che sollevi, sempre mantenendo una forma buona, sui movimenti composti e con i free weights, manubri, eccetera, eccetera. Questo comporterà la maggiore crescita muscolare se sei natural. Oggi video brevissimo. Se stai andando a fare le macchine, punto di entrata va bene, ma se sei serio e vuoi trasformarti, devi passare al livello superiore, che è fare free weights. Non ti preoccupare, inizia con i free weights, anche pochissimo, inizia con i manubri da 2 kg, ma piano piano, col passare del tempo, diventi più forte, diventi piano piano, aumenti di carico e vedrai che seguirà la crescita muscolare. Detto questo, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like, lasciami qualsiasi tuo messaggio, commento, eccetera, qua giù, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, condividilo con i tuoi amici. Detto questo, spero che anche tu inizierai a prendermi per parola e provare a fare i free weights se sei serio e vuoi trasformare il tuo fisico. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!